quali sono le tue paure per aver deciso di fare questo corso? Beh, le mie paure erano relative alla claustrofobia, per cui erano localizzate solo a questo tipo di problema. Abbiamo già fatto un volo alla fine del corso, le cose stanno andando molto meglio e quindi adesso ci accingiamo anche a provare questa esperienza presso la vostra struttura con gli aerei più piccoli e quindi vediamo, siamo molto felici e contenti insomma di provarlo. Quindi secondo te questo corso ti è stato utile? Assolutamente sì, perché prima di iniziarlo evitavo accuratamente tutte le situazioni che ritenevo potessero darmi dei problemi. E quindi il fatto che abbia preso l'aereo e che prenda l'ascensore e che oggi provi questa roba qui è segno che il corso ha fatto il suo effetto. Quindi anche a te un gran bocca al lupo allora. Grazie, grazie, crepi il lupo. Sei venuto per vincere la paura di volare, come ti senti prima del volo? Molto più tranquillo. Allora, questo volo qui non l'ho mai fatto con questo tipo di aereo, e quindi sono molto incuriosita, un po' di ansia, ma credo che quella sia quella preparatoria che abbiamo tutti, e non vedo l'ora di partire. Allora un bocca al lupo, Com'è andata? È andata molto bene, ho anche guidato, quindi... Ti hanno fatto anche guidare? Sì, assolutamente, è stato ben tanto divertente guidare, veramente. È un'altra cosa, no? Essere più attivo. Beh, certo, sei occupato, quindi... Però la cosa che mi è piaciuta molto è anche... vedere, abbiamo girato una quota molto bassa, ci diceva Fabio, eravamo sui 300 metri, 250-300 metri, c'è una vista che è meravigliosa ed è piacevole proprio vedere tutto quello che normalmente frequenti da livello normale della strada, vederlo dall'alto è stato bellissimo. Come poi cosa. Ti sentivi libero o hai avuto qualche problema, qualche difficoltà? No. Sostanzialmente mi sono sentito bene, è vero che essere davanti per me è più facile che non essere dietro, anche perché ero occupato da tutte le indicazioni che mi dava Fabio e quindi in realtà... Avevi tempo di pensarci. No, e quindi io sono stato sostanzialmente bene nella posizione dove ero, eccetera, quindi è stato bello come cosa. Mi ha incuriosito tantissimo e mi è piaciuto tanto. Ecco, la differenza con l'aereo grosso. Beh, la differenza con l'aereo grosso effettivamente è notevole. Di qua c'è sicuramente, si sente tanto di più il volo, il rumore, quelle che sono le oscillazioni che ci sono, si sentono tutte. A me non è che abbia dato nessun tipo di fastidio questa cosa qui, però sull'aereo di linea... insomma, sono percezioni completamente differenti, meno importanti come cosa. E quindi, sì, almeno io questa è la percezione che ho avuto. Di qua senti molto di più, però nessuna di quelle cose lì mi ha dato nessun tipo di problema. Anzi, volendo, il discorso è sei un po'... devi interagire un po' maggiormente e quindi entri un po' di più nel meccanismo insomma del volo con questi aerei qui. Quindi la prossima volta quando sali su un aereo sarai un po' più tranquillo? Sì, assolutamente. Io credo che ci salirò bene insomma la prossima volta. Siamo curiosi di sapere com'è andata. Bene, bene, dai. Tutto sommato bene, un po' di magari ansia anticipatoria, però tutto sommato è stato bello, è stata un'esperienza nuova perché comunque volare così basso su una costa che in teoria conosci, ma da terra è stato molto bello. Dopo il pilota ti ha un po' aiutato? Sì, il pilota poverino ha avuto una gran pazienza, ma dopo quello, perché il pilota in seconda non serve a niente, però il pilota quello vero è stato bravo. Sì, il pilota vero è stato bravo, il pilota in seconda non c'è. Adesso provi tu? Sì, pare. Ah, adesso te vai avanti? Okay, sì, adesso dovrei andare avanti io. Sì, che diverso. Sì. Sei molto più occupata. Ah, ok. È più divertente. Hai meno tempo di pensare. Di avere l'ansia, ok, perfetto. Va bene. Oh Giorgia, com'è andata?
caldissimo. Raccontaci il tuo volo. Bene. No, beh, a parte che ho freddo. No, bene, dai, bene. Sì, sì, sì. Sei emozionata? Sì, sono emozionata, ripenso. No, è andata bene, dai, io ho tutte le mie ansie dei vuoti, d'aria, sì. Mica contro vuoti d'aria, no. Quindi sono un po' passati. Sì, 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 assolutamente. Ti hanno fatto volare? Mi hanno fatto usare i pedali qua in pista, sì. Prima all'andata e al ritorno, e poi sì, anche su. Anche se su, dopo Robby fa, vedi, non serve, tanto va da solo, e quindi infatti andava da solo. Mm. Quindi non è... E torneresti su un aereo? Sì. Sì, dai, questo allora... No? Ecco, come dice giustamente il mio amoroso, se non voglio rimanere a casa da sola, poi mi conviene. Certo, certo. No. Cioè non ho proprio delle grosse possibilità di scelta, però sì. Puoi anche farsi qualche vacanza da un'altra parte, eh? Sì, sì, no, assolutamente sì. Dai, sono molto contenta, perfetto. Sì.